Siamo all'undicesima giornata di campionato di seconda categoria Girone B. L'Atletico Pomarico sfida fuori casa il Campomaggiore. Si preannuncia una partita difficile, una delle partite più aspettate e sentite dell'intero girone. Non a caso il Campomaggiore è una delle candidate alla promozione. Il Pomarico, fin dai primi minuti, attacca e si rende pericoloso. Infatti, all'ottavo minuto, Roccolo Frumento segna il gol dell'1-0. Ma l'entusiasmo del gol durerà ben poco, perché al quindicesimo il Campomaggiore siglerà la rete del pareggio. Il risultato rimarrà invariato anche nel secondo tempo, fino all'ottantesimo, dove, a causa di un fallo in aria, l'arbitro fischierà il rigore in favore del Campomaggiore. Nonostante l'intuizione del portiere pomaricano, il Campomaggiore andrà a segno seglando la seconda rete. La partita poi finirà con il risultato di 2-1 per il Campomaggiore. Dallo studio è tutto, ci risentiamo per i prossimi aggiornamenti.